Come scegliere il divano perfetto? Il divano perfetto per chi? Il divano perfetto per tutti, ma non che lo stesso divano possa essere perfetto per tutti. Ognuno ha le proprie esigenze, quindi ognuno avrà il suo divano perfetto. Oggi ti parlo delle diverse tipologie di divani e di come tu puoi comprendere quale sia il divano perfetto per le tue soluzioni vagliando passo dopo passo tutte le varie caratteristiche del divano. Oggi infatti ti parlerò del tessuto del divano, della morbidezza del divano, dello stile, del colore, degli elementi fondamentali da scegliere affinché un divano sia assolutamente comodo e confortevole, e alla fine ti farò vedere il mio divano, tutte le caratteristiche di cui in tantissimi mi chiedete notizie. Allora, iniziamo subito. Perché un divano non può andare bene per tutti? Perché non tutti abbiamo la stessa vita. Chi ha bambini, chi è single, chi fa spesso delle feste, chi invece usa il divano tipo letto. Insomma, abbiamo tutti delle esigenze differenti, quindi ognuno di noi sceglierà il divano che è più adatto alle proprie esigenze. Iniziamo dal tessuto, che è la cosa che davvero indirizza diverse tipologie di persone a diversi tipi di divano. Io ho avuto tantissimi tipi di divani. Quando vivevo a casa con mia madre c'era il divano in pelle, tipo anni 80, che poi è diventato tutto graffiato dal gatto, è un divano in tessuto. Poi alla fine è arrivata un'altra tipologia di divano che ha cambiato la nostra vita, di cui ti parlerò dopo. Fondamentalmente esiste il divano in tessuto, sfoderabile o non sfoderabile, il divano in alcantara, il divano in pelle o similpelle e il divano in microfibra. Allora, iniziamo con l'elencare i diversi pro e i diversi contro. Il divano in tessuto è quello più economico in assoluto, specialmente se non ha varie caratteristiche. Quindi cosa, perché, chi sceglie il divano in tessuto? Il divano in tessuto non sfoderabile lo sceglie una persona che non ha bambini, che non mangia sul divano, che vuole spendere poco e che magari è un divano di transizione, un divano di accomodo, ecco. Invece, chi sceglie il divano sfoderabile in tessuto? Chi ha bambini? Chi vuole cambiare spesso il colore del divano? Perché? Avendo un divano sfoderabile puoi semplicemente cambiare il colore delle fodere e puoi avere un divano differente nel momento in cui o ristrutturi o cambi l'arredamento della casa, oppure vuoi avere un divano diverso a seconda delle stagioni. I contro del divano sfoderabile sono che intanto per sfoderare un divano davvero ci vuole tempo. Alcune tipologie di divano, alcune che ho visto, tipo forse quelli un po' di Ikea, la fodera dei braccioli è addirittura avvitata, quindi si deve proprio svitare. Insomma, neanche ho approfondito l'argomento perché per me è da bandire. Qual è il vero contro del divano sfoderabile? Che tu lo devi lavare sempre tutto. Quindi se tu hai una macchiolina qui, devi lavare questo, 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 tutto, perché rischi che magari facendo il più delicato dei lavaggi il tono del colore leggermente varia e rischi di avere le sedute differenti, di colore differente. In genere il divano in tessuto sfoderabile lo adottano quelle persone che magari mangiano spesso sul divano e non vogliono correre il rischio di macchiare il divano, quindi vogliono avere la possibilità e la scelta di lavarlo sempre, di igienizzarlo. Magari hanno dei bambini e vogliono igienizzare anche il divano, ma devono mettere in conto il tempo e la fatica per smontare sempre tutto il divano. Personalmente non è una scelta per la quale io opterei, perché non la ritengo una scelta easy, perché comunque io non mangio sul divano, è perché l'idea di dover sfoderare tutto il divano mi fa venire i brividi. Però se tu sei una persona molto diligente, se tu sei una persona alla quale piace avere sempre il divano lindo, profumato, lo vuole proprio lavare con l'acqua, questo è un divano che fa per te. Però tieni conto che è faticoso. Il classicissimo divano in pelle e similpelle
è un divano, diciamo, un po' degli anni 80-90, ma che comunque trova posto nelle case anche moderne. E perché? Perché ha il grandissimo vantaggio di essere lavato velocemente. Prendi una pezza, fai così, il divano è pulito. Certo, se hai bambini con la penna sempre in mano, se hai bambini che magari hanno, come dire, mangiano anche cose dense e appiccicaticce e ti sporcano il divano in pelle ha tante di quelle soluzioni che si trovano per pulire il divano con il latte, vari detergenti dedicati, comunque è molto facile da pulire. Io avevo un divano in pelle che era un po' martellato e che era addirittura con le cerniere, quindi tu potevi staccare i pezzi proprio con gli elastici e le cerniere, pulire tutto con l'aspirapolvere. E insomma, e mentre i vecchi e classici divani di un tempo sono quei classici divani in pelle un po' morbidosi, però adesso invece sono più sostenuti. Il contro del divano in pelle è che d'estate tu rischi di rimanere e di fare tutt'uno col divano, perché d'estate, quando tu hai la maggior parte del corpo, diciamo, non vestito, la maggior parte del corpo scoperto, ti siedi sul divano e ti appiccichi al divano. Quindi d'estate non è una soluzione, diciamo, confortevole, a meno che tu non hai sempre l'aria condizionata accesa oppure tu non lo copri. Ma se tu copri il divano in pelle rischi di scivolare, perché il tessuto sulla pelle, diciamo, non ha proprio un'aderenza, quindi scivoli, 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 ti ritrovi a terra. E poi c'è il vecchio divano di Alcantara. Ti ricordi i divani, quelli che passi la mano, tipo mano pesca, cambia leggermente colore, poi lo ripassi e si squisce? Sono quei classici divani un po' da facciata che tu metti nel salone di accoglienza, che ormai forse non si usano neanche più questi saloni, che servono solo per ricevere le persone, però è un divano così tanto delicato e così tanto veramente a cui stare attenti che oramai non è una scelta per cui opta quasi nessuno. Però sono dei bellissimi divani con tantissimi colori. L'ultima tipologia di divano che ti voglio illustrare è il divano in microfibra, che è esattamente questo. La microfibra è l'ultimo ritrovato dei divani che ti consente di pulire il divano in un attimo, perché non è un tessuto delicato. Ce ne sono di due tipi, la microfibra liscia e la microfibra martellata. Io ho scelto quella martellata, che adesso ti faccio vedere, perché mi sembra un po' più corposa. Passo il Dyson alla massima potenza e aspiro tutto, poi prendo un panno, lo inumidisco, metto un goccio di detergente neutro, lo passo sulle sedute e su tutto il divano e il divano ritorna nuovo. Quindi ha il grandissimo vantaggio di essere pulito in un attimo senza essere sfoderato. L'altro vantaggio è che comunque non ti appiccichi, stai comodo, non è caldo ed è un tessuto molto molto sostenuto. Poi, come scegliere il divano dal punto di vista dello stile e del colore? Dello stile è una cosa assolutamente personale, perché tu, se hai una casa classica, sceglierai, immagino, un divano più classico, mentre se hai una casa molto moderna sceglierai una tipologia di divano più moderno, sia dal punto di vista del tessuto sia dal punto di vista del disegno proprio del divano. Le nuovissime chaise longue, oppure questo divano che adesso ti farò vedere, il mio. Per quanto riguarda il colore, ti invito a rispettare quelli che sono i colori, la temperatura dei colori. Quindi se tu hai una casa con dei colori caldi, non scegliere un colore con il tono particolarmente freddo, perché stonerebbe. Quindi l'idea del mi piace il colore X, quindi compro il divano di questo colore perché mi piace il colore, non sempre è un effetto positivo, perché magari poi lo metti all'interno della tua casa e con i tuoi mobili, con i colori delle pareti, con i colori delle tende, un po' magari cozza. La stessa cosa vale per tinta unita o fantasia. Difficilmente un divano a fantasia riesce ad abbinarsi bene al cambio delle tende, al cambio magari dell'arredamento. Quindi il mio consiglio è quello sempre di comprare un divano tinta unita.
io tempo fa avevo un divano a fantasia a casa di mia madre e qual è la soluzione finale? Poi lo copri con un copridivano. Perché? Perché nel momento in cui cambi qualcosa della casa no, non ci sta proprio benissimo, ecco. E specialmente quelle fantasie che sono un po' impegnative. Ora ti dico invece quattro cose a cui devi fare particolarmente attenzione se vuoi un divano che faccia la differenza nelle tue giornate. La prima cosa è stai attento alla morbidezza, cioè tante volte tu ti siedi nel divano e sprofondi. La sensazione iniziale è molto molto comoda, ma dopo qualche minuto inizierai a cambiare posizione, inizierai a girarti, inizierai magari la sera ad avere mal di schiena. Perché? Perché un divano troppo morbido rischia davvero di farti avere dolori lombari, dolori alla schiena, nonostante all'inizio ti sembra molto molto confortevole. Un divano troppo rigido invece rischia di non farti stare, di non farti rilassare proprio, quindi non hai più l'obiettivo che ti eri prefissato, quello di metterti nel divano e di essere in uno stato di relax e di comfort. Quando è che capisci che il divano non è né troppo rigido e né troppo morbido? Quando non senti la necessità di cambiare posizione, quindi quando tu ti metti in una posizione e rimani in quella senza cambiare continuamente. Se tu ti ritrovi a cambiare continuamente posizione del tuo divano, vuol dire che c'è qualcosa che non va, o è troppo morbido o è troppo rigido, insomma valuta. Seconda cosa fondamentale di un divano che ti assicura un comfort ottimale è il sostegno della zona lombare. Io ho avuto tanti divani piatti, molto cicciotti, e la differenza la sentivo se la mia zona lombare era sostenuta. Questa cosa è anche in alcune poltrone dell'auto, dell'autovettura, e perché quando tu guidi per molto tempo necessiti di avere la zona lombare, che è la più delicata della schiena ed è quella di cui soffrono moltissime persone, perché la zona che cede e ha sempre un po' più, diciamo, è più fragile, ecco. Se tu hai un sostegno della zona lombare, senti che la zona lombare è sostenuta, è un buonissimo divano. Una cosa a cui non fa attenzione nessuno sono i braccioli. Il bracciolo è fondamentale nel relax di un divano. Ci sono dei divani che hanno dei braccioli molto stretti oppure non hanno braccioli, nel senso che è proprio non ha l'utilità del bracciolo. Tu vedrai che quando ti siedi nel divano, la prima cosa che fai anche nella macchina a volte è mettere il braccio così. Questo ti crea una postura assolutamente equilibrata, che se non hai il bracciolo, anche nelle sedie, le sedie senza bracciolo, dopo un po' tu le trovi non confortevoli, mentre le sedie con i braccioli il corpo riesce a rilassarsi assolutamente. Il bracciolo per me deve essere abbastanza ampio, abbastanza comodo e dell'altezza giusta. Ci sono dei divani con dei braccioli molto alti, molto bassi, quindi quando scegli un divano valuta assolutamente il bracciolo. Ora ti faccio vedere un'altra cosa. Questo è un poggiatesta. Il poggiatesta a volte in alcuni divani non arriva neanche a sostenere la testa, quindi tu troverai dei divani che si fermano qua e che la testa rimane sempre così, senza rilassarsi mai, senza concedere ai muscoli della nuca di rilassarsi. È come quando tu guardi sempre il cellulare, dopo un po' senti che questa testa non è sostenuta e senti il peso della nuca, senti il peso della testa. Se invece hai un divano che ti consente di rilassare la testa, quindi di appoggiarla proprio, il comfort sarà assolutamente maggiore. Ma la differenza in che cosa consiste? Lui ha diverse inclinazioni, a seconda, vedi, clic, 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 e io posso avere il poggiatesta con diverse inclinazioni a seconda come sono messa nel divano. Perché? Perché questo divano si alza e quindi tu, adesso te lo farò vedere alla fine, hai diverse possibilità di sostenere la testa. Ti ho fatto vedere il poggiatesta perché adesso ti faccio vedere come puoi inclinare il poggiatesta con questa utilità di questo divano. Allora, ti racconto questo. Quando io vivevo ancora con mia madre, abbiamo comprato uno dei primissimi divani
dove si alzavano i piedi. Lì era una cosa che si faceva manualmente, quindi tu ti poggiavi sui braccioli, ti spingevi e ti alzavi i piedi. Da quel momento io non ho più potuto fare a meno di un divano del genere, cioè quando tu provi un divano del genere poi non torni più indietro, tant'è che quando io ho comprato un mio divano, quello in similpelle, che non aveva i piedi che si alzavano, diciamo è durato molto molto poco, è durato il tempo di un annetto e lo abbiamo velocemente venduto perché ci ritrovavamo sempre a stare così, poi a stare così con i piedi giù. Quando tu senti il comfort dei piedi sostenuti e quindi anche della zona lombare sostenuta, poi non riesci più a stare con i piedi abbassati in un divano. Ma adesso ti faccio vedere come funziona. Qui lateralmente tu hai un bottoncino, lo ammacchi, questo inizia ad alzare, ad alzarsi, e tu ti sdrai completamente a vedere la televisione, a leggere un libro. Perché l'importanza del poggiatesta? Perché il poggiatesta, se io faccio così, se lo tengo così, posso leggere un libro. Ma se voglio vedere la televisione, io devo avere la testa sostenuta in questo modo. E quindi non sto così con la testa sollevata, ma sempre poggiata sul poggiatesta, ma dritta verso la televisione. Se invece voglio rileggere un libro, quindi non lo voglio leggere così, ma lo voglio leggere più rilassata, lo riporto in posizione iniziale. Oppure voglio dormire, per esempio, mi metto così. Dopodiché riabbasso. Questi divani sono stati assolutamente, diciamo, vincolanti per la scelta di questa stanza, perché avendoli comprati da poco, quando avevamo comprato questa casa, abbiamo dovuto prendere le misure della casa, della stanza, in base a questi divani, perché alzando tutte e quattro le postazioni dovevano essere ben distanziati. Allora, perché ti ho voluto far vedere questa tipologia di divano? Perché intanto tutte le persone a cui lo mostro, che vengono a casa, rimangono incredibilmente sorprese e incredibilmente iniziano a pensare a comprare un divano del genere, perché fa la differenza, perché quando tu hai e ti concedi quei 5 minuti, 10 minuti, mezz'oretta dopo pranzo, un conto è stare così, un conto è stare in quel modo sdraiato. Adesso i divani costano anche, diciamo, hanno dei prezzi abbastanza abbordabili rispetto a tanto tempo fa. Quindi, per tutte quelle persone che mi hanno chiesto, ci dici di più dei tuoi divani? Questi divani te li avevo mostrati nel video dell'home tour che ti lascio qua, dove ti facevo anche vedere come funzionavano, e sotto ti avevo scritto tutte le caratteristiche. Io li ho comprati da Divani e Divani e ti posso dire che sono nuovi come il primo giorno e che questa secondo me è la tipologia di divano veramente easy da tutti i punti di vista, dal punto di vista della gestione, dal punto di vista del relax, del comfort e della praticità. Quindi se tu stai ristrutturando casa, cambiando divani, non sei soddisfatta della tua comodità nel tuo divano, io, diciamo, ti ho esposto un po' a grandi linee quali sono le tipologie di divani. Ovviamente questa tipologia con i piedi che si alzano la trovi in tessuto, la trovi in microfibra, la trovi in pelle, quindi sceglierai assolutamente il divano perfetto per te, per le tue esigenze. Detto questo, io spero che questo video ti sia stato utile. Condividi con i tuoi amici che magari vogliono comprare un divano e sono un po' confusi. Io ti ringrazio sempre per essere stato con me fino alla fine. Se il video ti è piaciuto, metti un bel pollice in su e iscriviti al canale se non sei già iscritto. Noi ci vediamo al prossimo video.